Se vi siete mai chiesti come vivono i milionari, allora oggi credo che posso darvi un esempio di una casa che potete prendervi per una cifra modica di 6 milioni di dollari. L'ascensore, per esempio, perché ovviamente la casa ha un po' di piani. Qua giù c'è la lavanderia, guardate che bella. Comunque noi siamo entrati proprio da sotto sotto, quindi non è un'entrata principale. Hi. Qua c'è un bagnettino dello sgabuzzino praticamente, quindi avete una doccia di questo genere, è comunque già carina. Sono dei signori che stanno guardando. Qua c'è il garage con dei quadri, quindi niente, andiamo sopra. Entrate qua, in realtà avete qua proprio l'entrata nella casa con la sala. Guardate, immaginatevi di essere qua sdraiati, una vista qua, la tele enorme. Ecco, qua c'è la scala dove siamo saliti adesso e qua c'è proprio l'entrata, quindi la sala, c'è un soffitto enorme. Sì, lo so, lo so, tutte le donne che stanno guardando subito si chiedono: ma come lavo queste finestre? Allora aspettatevi, vi ricordo che questa casa costa 6 milioni di dollari. Quindi vuol dire che potete permettervi probabilmente di avere la donna che oppure un'impresa di pulizie che vi pulisce sempre tutto. Allora adesso subito entriamo, aspettate, vi simulo adesso l'entrata. Quindi noi entriamo da qua, avete questo bellissimo salone e qua a destra, attenzione, attenzione, ta-da! Avete questa modesta cucina, prego. Adesso un piccolo sguardo al frigorifero. Un enorme frigorifero americano, aspettate. Grandissimo, troppo bello. Qua c'è la macchina per caffette, i forni, armadietti. Questo è una cosa che assomiglia al marmo, però non lo è. Okay. Mentre vi state preparando qua da mangiare, ecco, tipo un caffè, cucinate, guardate. Vi potete bere un bicchierino di vino in questo salottino. Cosa ne dite? Bello? Direi che niente male. E dietro, ecco, aprite la finestra e abbiamo questo splendido tavolo. Più che altro la vista, guardate che vista. Però perché andare in spiaggia se possiamo tuffarci qua dentro la piscina direttamente con un bicchiere di vino? Niente male. Adesso facciamo un giro. Ecco, questo è il nostro giardino. Di questa casa è privata, quindi nessuno può mettersi qua con l'ombrellone, possono camminare perché possono ovviamente
spiaggia, però come vedete gli ombrelloni qua davanti non ci sono. Dalla cucina, dal salotto di questo splendido splendido giardino potete entrare in questa piccola cucina, questo piccolo bagno, scusate, che è bellissimo. Ha detto mio amico che c'è qua il sensore che praticamente ti avvicini qua e si chiude la porta. Non so bene come funzioni, però ci credo. Saliamo al secondo piano, abbiamo qua la vista al salotto, vedete? Molto carino, vediamo cosa c'è qua. Qua c'è la chiusa, la porta chiusa. Qua potrebbe esserci uno studio oppure una camera per gli ospiti, perché avete anche il bagno dentro. Bello anche. Anche questo, cabina doccia, qua bellissima la camera armadio anche, non è grande, però comunque no problem. Qua c'è la vista dallo studio con balconcino piccolo. Andiamo adesso a destra. A destra entriamo in camera da letto. Eccolo. La vista ovviamente è sempre super interessante. Una cosa splendida, guardate il terrazzo. Ecco. E qua vedo uno spazio enorme. Spero che la cabina d'armadio. Yes, questa è una cabina d'armadio che è ancora vuota. Dalla camera da letto entrate in bagno. Questo è un pezzo fortissimo, no? Vabbè. Immaginatevi di fare il bagno qua dentro. Cioè, mi spiego. È una roba meravigliosa. Andiamo a vedere, cioè proprio entriamo, potete farvi la doccia qua. Ecco qua, c'è la vista mare. Meraviglia. Qua vediamo cosa c'è. Credo che sono dei scompartimenti qua. Ah, qua c'è il water che subito si attiva. Guardate. So, appena sono entrata ho cominciato a spruzzare qualcosa. Meraviglia. Questo è meraviglioso. Proseguiamo. Andiamo al secondo piano. No, scusate, il terzo. Questo è il terzo piano, vediamo che sorprese ci riserva. Ecco, qua c'è un bagno, tipo sembra quasi un ufficio, perché avete qua è una specie di cucinino, secondo me, vediamo. Sì, sì, tipo una cucina. Perché ovviamente se avete così tanti piani non volete stancarvi di scendere in cucina che avete giù, no? Cioè, è ovvio. Ma qua ci sono. C'è tutta la climatizzazione. Vabbè, qua vedete la casa del vicino. Poi entrate, qua c'è un'altra camera da letto, più piccolina. Vedete? Bellissimo specchio. E qua un'altra, credo, camera d'armadio, sì, che è vuota comunque, però molto bella. E qua
ovviamente c'è un bagno, cioè questo è un Airbnb più che altro. È bellissimo anche questo bagno, perché qua avete questa doccia con la vista città, praticamente, direi. Certo che fare la pipì con questa vista è molto più stimolante. Figo. Davvero bello. Sono curiosa dall'altra parte adesso. Entriamo prima di qua. Qua una scoperta proprio. Camera da letto. Specchio. Terrazzo. Magari se riesco a uscire. Usciamo dalla terrazza e poi qua di nuovo un bagno. Cioè, io mi sono persa già qua. Sì, questo è un altro bagno. Ecco. E qua c'è un'altra cabina d'armadio, secondo me. Ah sì, perché prima eravamo in questa stanza qua dove c'era il bagno. Ah no, nell'altra, qua ancora non siamo stati. Non mi sono persa, c'è proprio. Ecco qua. Vediamo. Camera da letto sempre con la vista. Vediamo, apriamo un po' qua. Armadio, bello, è comunque grande. Andiamo al quarto piano. Qua mi sembra rooftop. Meraviglia. Vediamo di qua. Ah, c'è la scala. Eh sì, questo è un terrazzo. Credo che è bellissimo qua organizzare dei aperitivi con gli amici, delle partite a scacchi, quello che volete. Queste sono le case dei vicini, quindi comunque avete qualcuno alla portata di mano. C'è tutta l'aria condizionata. Sempre una bella vista. Allora, riassumendo, abbiamo 5 piani. Su ogni piano avete più o meno 2-3 bagni, 2-3 camere da letto, tutte con l'armadio, con camera d'armadio. Vabbè, questo bagno, ciao, anche questa camera da letto proprio padronale, ciao. Avete la cucina a vista mare con la piscina integrata, la piscinetta, però con un accesso direttamente in spiaggia. Avete diversi terrazzi su tutti i piani, più un terrazzo enorme sul tetto. Ragazzi, non so più cosa dirvi, 6 milioni di dollari. Quello che vi posso dire è fortunato che si può permettere una casa del genere, e spero anzi che chi l'acquista la sfrutti molto bene, facendo tanti, tanti, tante feste, invitando tanti amici e divertendosi tantissimo. E adesso ora a mangiare qualcosa. Io in realtà non ho fame, però siamo in questo posto molto carino.
sulla riva del mare, siamo a Miami, si chiama Boca, la località è tipo 40 minuti da Miami, un posto davvero di relax più totale, perché è molto più meno impegnativo di Miami. Questo sì che è relax. Ditemi come trascorrete domenica, che qua è davvero un'atmosfera bellissima. C'è il tempo meraviglioso in questo periodo, quindi se decidete di e potete venire in Florida a febbraio-marzo, che tra l'altro in Italia non è un periodo proprio bellissimo, allora fatelo, perché davvero si sta benissimo. Thank you.